Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono appena tornato dal torneo di Torino, torneo molto grosso, concluso senza infamia, senza lode, con una variazione pressoché nulla. Dovrei aver fatto circa 0 punti Elo, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Ok, la partita che vi voglio mostrare oggi è stata la partita del secondo turno contro il vice campione italiano, arrivato secondo alla recente finale dei campionati italiani. E io giocavo con i pezzi neri, quindi non perdiamo altro tempo, è una partita molto interessante e vediamola. Allora, E4, C5, cavallo F3. E già qua una piccola sorpresa, probabilmente per il mio avversario. Qua ho giocato cavallo F6. Cavallo F6 è una mossa molto rara nella siciliana. Si chiama variante Nimzowicz. E la uso di tanto in tanto giusto per sorprendere i miei avversari. Avevo deciso il giorno prima che l'avrei provata, avevo rivisto un po' di teoria su questa variante minore. Perché il mio avversario Sabino contro di me aveva sempre giocato D4 nelle semilampo, quindi avevo un po' la sensazione che D4 fosse la sua mossa principale e solo di recente aveva iniziato a giocare anche E4, quindi probabilmente ha dedicato la maggior parte del suo tempo a studiarsi le varianti principali della siciliana e... Ok, sicuramente aveva delle conoscenze su cavallo F6, ma molto probabilmente non fresche. E infatti è stata una scelta, direi, abbastanza azzeccata. Sabino è andato comunque per la variante più, diciamo, forte per il bianco. Dopo E5, cavallo D5, cavallo C3, questa è la mossa migliore. E dopo E6, cavallo per D5, per D5, D4. Queste mosse, ok, hanno tutte una giustificazione logica, naturalmente, e l'idea di tutta la variante è in questa posizione per il nero giocare per una qualche iniziativa, sacrificando il pedone D5. Dopo D per C5, in effetti, non si vede un modo decente per salvare il pedone doppiato isolato in D5. Alfiere per C5, donna per D5. Quindi il bianco ha un pedone in più in questa posizione, ma il nero ha qualche tema tattico interessante. E la mossa vecchia qua, la mossa principale, se vogliamo, è donna B6, con la quale si attacca il pedone F2, ma il bianco lo può cedere per riconquistare una forte iniziativa con alfiere C4, attaccando F7, alfiere per F2, re E2. Questa è una linea molto 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 complicata. A posteriori probabilmente avrei dovuto ripassare questa perché è ancora più violenta rispetto alla variante che ho scelto io, ma e quindi se il bianco sbaglia qualcosa in questa linea rischia di stare molto male, ma se prende le mosse è una posizione che va a finire in un finale molto difficile per il nero. Comunque, tornando a noi, qua la mossa interessante, un'altra mossa interessante è quella che ho giocato io, D6. Io sono ancora in preparazione qua. E dopo D6, la mossa principale è per D6 e donna B6 soltanto a questo punto. Le differenze sono evidenti con la variante di prima. Ora alfiere C4 non è un granché perché il nero può mangiare F2 e poi difendere il pedone F7 in maniera attiva, sviluppando un alfiere. Quindi è una variante molto tagliente anche questa. E su donna B6, Sabino ha iniziato a pensare parecchio e non ha trovato, un po' in maniera sorprendente, il modo migliore per difendere F2. È anche un piccolo esercizio di tattica, se volete fermare il video e trovare il modo migliore con cui il bianco può difendere questo pedone. Naturalmente, avevo già giocato questa posizione un altro paio di volte contro degli avversari molto più deboli, naturalmente, e che mi hanno giocato qua mosse come donna D2. Ma donna D2 chiaramente non è una mossa fantastica. È vero che il bianco ha due pedoni in più, ma è in estremo ritardo di sviluppo e rischia di
finire in posizione persa molto presto, come è successo nelle partite precedenti. La mossa migliore qua è donna e 4 scacco, e non è uno scacco dato a caso. L'idea è, naturalmente, il nero parerà con questo alfiere e giocare qua donna H4. Quindi il bianco riesce a sistemare la donna in una casella molto attiva e difendere anche F2, quindi questa è la variante migliore per il bianco. E dopo alfiere per D6, il bianco si ritrova con un pedone in più, il nero ha una discreta iniziativa, ma oggettivamente il bianco, secondo me, sta molto bene qui. Quindi, ok, niente di clamoroso. Avevo cercato delle mosse nuove a partire da questa posizione. E mi sembrava che il nero potesse tenere con una buona stima. Tant'è che qua Sabino non ha trovato la mossa migliore. Donna E4, ha giocato alfiere D3. E dopo alfiere D3 il nero ottiene una buona iniziativa, mangiandosi F2. Re F1, alfiere E6, donna G5. Quindi la posizione mi piaceva molto. È bello giocare con giocatori sulla carta molto più forti, posizioni molto complicate, perché sono complicate per te, ma sono complicate anche per gli avversari. E in questo caso qua il nero non può muovere il cavallo, non può arroccare lungo, che era la mia idea iniziale. Arroccare corto era la mia scelta, diciamo quello che avevo preventivato di fare su donna G5. Però temevo molto questa linea con donna H5, si minaccia il punto H7, G6, donna G6, donna H6, e veramente non vedevo chiaro come si poteva arginare questo attacco. Vedevo F6, ma a quel punto avrei dovuto calcolare questo sacrificio, o anche H4, H5, secondo me. Il nero è la mossa preferita del computer a Rocco, ma a livello pratico secondo me è molto rischiosa. Quindi qua ho deciso di gambettare un altro pedone. Da notare che in questa posizione ho un pedone in meno, quindi teniamo il conto un po' di pedoni. H6, donna per G7, così posso giocare a Rocco lungo. Tra l'altro non mi sembrava un gambetto troppo difficile, perché comunque è vero che ti stai mangiando un pedone, ma mi stai anche aprendo una colonna sul tuo re che ha già perso il diritto all'arrocco, quindi sembra una cosa molto pericolosa. Qui una mossa totalmente inaspettata che mi è venuto anche mezzo da ridere durante la partita, perché ho detto impressionante. Sabino non ci ha neanche pensato troppo e ha mangiato il terzo pedone. Fiere per H6, interessante. Ok, interessante perché sbilancia molto. D'ora in poi o il nero trova un modo per concretizzare l'iniziativa, o ha tre pedoni in meno, quindi sarà un problema più avanti. Quindi devo giocare in maniera veloce. Ho giocato cavallo D4, che è una delle mosse più forti qua. Alfiere F4. Sabino si tiene il terzo pedone e cavallo per F3. Qui è stato un punto di snodo della faccenda, perché il bianco deve trovare una mossa unica qua, che era la mossa che aveva in mente sicuramente Sabino quando ha giocato alfiere F4. Però dopo la partita mi ricordo che il mio avversario ha detto che qua avrebbe dovuto giocare D7. Probabilmente si è dimenticato in qualche modo, sono abbastanza convinto che l'avesse vista in partita, che su D7 qua c'è re per D7. Re per D7 è una mossa che avevo visto, è una mossa molto intelligente, perché lascia il bianco senza questo scacco in C3. E ogni tempo in queste posizioni così aperte fa la differenza. Dopo G per F3, torre di G8, il nero ha un'iniziativa veramente enorme in cambio dei pedoni. E anche il computer dà un vantaggio decisivo qua. Arriva al fiere H3, torre G2, tutti i pezzi del nero iniziano ad entrare in gioco e il bianco non si può salvare in questa posizione. Quindi è stata giocata giustamente donna C3 scacco, sulla quale io sono costretto a parare di alfiere. Re B8 purtroppo non va bene per la forte donna C7. Naturalmente il cambio delle donne sarebbe una tragedia per il nero, che
vedrebbe completamente ridimensionata l'iniziativa sul re e i tre pedoni del bianco sono un vantaggio troppo grande. Su donna c3, alfiere c5, quindi è unica, g per f3, e in questa posizione con i tre pedoni in meno il computer dà parità assoluta, quindi c'è un oggettivo grande compenso data dalla posizione del re esposta. E qua io ero fresco del mio... Ho appena finito di registrare di fatto il corso, che strategie d'attacco, che vi invito a dare un'occhiata sul nostro sito chessburger.tv. E uno dei temi fondamentali del corso è iniziare l'attacco quando si ha il re al sicuro. Quindi io qua non trovavo mosse concrete con cui andare ad assalire il re del bianco, perché ho un alfiere inchiodato, quando il mio re si sposta in b8 c'è questo pericoloso scacco con d7, b4 a volte nell'aria. Quindi ho deciso di giocare re b8 in questa posizione, che penso sia la scelta migliore. E ero abbastanza contento di aver trovato re b8 qua. d7 scacco non è un problema, vado semplicemente in a8 col re. h4, questa è una mossa utile per parare le minacce con alfiere h3. E qua un'altra mossa secondo me molto accurata, molto bella, che è re a8. Quindi semplicemente il bianco non riesce a sistemare la posizione del re. Io ho perso questi due tempi e dopo aver perso questi due tempi posso dedicarmi completamente a cercare iniziativa. Quindi è una cosa abbastanza strana, perché con così tanti pedoni in meno sembra che il nero debba essere veloce, ma in realtà il bianco non ha mosse con cui cercare di districarsi col suo re. Non è pensabile una manovra di questo tipo alla Petrosian. Quattro tempi sono troppi. Quindi dopo torre d1, alfiere per d6, alfiere per d6, donna per d6. E qua ho recuperato un pedone, ma questo è un dettaglio ininfluente. La cosa più importante è che sono pronto per avvicinarmi con la donna al re del bianco. E in questa posizione era la prima posizione in cui ero convinto di stare meglio. Ero convinto che potevo iniziare a giocare per vincere questa partita. E dopo donna e1, donna f4. Qua ero tranquillo, avevo circa un quarto d'ora in questa posizione. Il mio avversario iniziava ad avere meno tempo di me. Re f2. Questo è probabilmente l'errore decisivo. Dopo questa mossa il bianco va a stare peggio. Naturalmente niente di tangibile ancora. Qua dopo donna f4 su re f2 avevo semplicemente... Pensavo di catturare anche il pedone in h4. Ma arrivati in questa posizione mi sono messo a pensare, perché su torre per h4 in questa posizione c'è donna e4, che è una mossa molto forte che minaccia il cambio delle donne. Io non voglio cambiare le donne qua. Torre h2, torre per h2, donna per h2. E dopo re e3, computer da parità. E ok, il bianco si tiene il suo pedone in più. E se riesce a sistemare la posizione del re può giocare anche per vincere. Quindi non mi piaceva troppo questo scenario. E fortunatamente un po' istinto ho trovato la mossa giusta. Torre g8. Torre g8... lasciando di fatto la colonna H e iniziando a mettere questo tipo di minacce. Alfiere E4, torre per D1, donna per D1, donna G3, re E3. E qua, quando ho rivisto questa partita col computer insieme al mio compagno di stanza, eravamo sorpresi dal fatto che anche le mosse del nero sono obbligate. Cioè, il vantaggio decisivo del nero è garantito se gioca torre per D1, non ci sono altre mosse che danno vantaggio decisivo. Addirittura su torre per D1 c'era, ad esempio, c'era meno 5 o meno 6, una roba così. Donna per D1, donna G3, re 3, e qua F5 è un'altra mossa importante. E sgombera la casa E4, sgombera la colonna E e indebolisce il pedone in F3. Alfiere D3. In questa posizione mi ricordo bene che io avevo 3 minuti, il mio avversario 1 minuto, e siamo ancora distanti 14 mosse dal bonus di mezz'ora. Quindi dobbiamo giocare veloci questa posizione, che è assolutamente vinta per il nero, però se non si concretizza diventa vinta per il bianco. Quindi il nero deve giocare con precisione.
Io ho giocato donna E5, re F2, donna G3, re E3. Quindi per il bianco c'è un'implicita offerta di patta. Se io ripeto donna E5, il bianco ripeterà re F2 e ci sarà un pareggio. Ho pensato un po' anche a ripetere le mosse. Un pareggio col nero contro Sabino sarebbe stato un risultato eclatante prima della partita. Però, detta sinceramente, in questa posizione mi sentivo anche un po' stronzo a fare patta, perché sapevo di avere posizione vinta. Quindi ho giocato donna E5 e dopo re F2... ok, donna E5 l'ho messa come imprecisione, perché dopo alfiere D5 il bianco non ha chance di salvare questa partita. È stata la mossa che mi ha suggerito Sabino dopo la partita. Lui ha detto probabilmente dopo alfiere D5 non può salvarsi. Invece dopo donna E5 le cose diventano molto più complicate. Io ho giocato questa mossa vedendo la variante della partita. Re F2, donna D4 scacco, re F1. E a questo punto ho detto gioco F4 e il bianco non ha risorse contro questa minaccia. Contro alfiere H3 scacco, seguita da torre G1, re E2 e donna E3 matto. Quindi dopo F4 è stato probabilmente il mio errore più grande. Spegnere il cervello, dire ok, su F4 mi aspetto l'abbandono del mio avversario. Il mio avversario ha 30 secondi, non vedo nessuna possibilità contro questa fortissima minaccia. E mi sono rilassato, ho detto bene, è finita. Errore fatale. Il mio avversario ha giocato donna E2, mossa che è abbastanza istintiva come mossa difensiva. E la cosa a cui non avevo pensato è che su alfiere H3 scacco il bianco può non mangiare l'alfiere. E ok, naturalmente si mangia l'alfiere, c'è torre G1. E però su alfiere H3 ora il bianco gioca re 1. E dopo re 1 non vedevo un modo concreto per continuare. Anche io gioco con un minuto. E qua mi son preso malissimo, ho detto no, non è ancora finita. E ho giocato alfiere D7 qua. Una mossa per dire passo, in qualche modo, minacciare torre 8, continuare a minacciare alfiere H3 e vederci chiaro nello Zeitnot totale. Qua è l'ultima, forse l'ultima occasione che ho di continuare a stare meglio. Alfiere H3 comunque. Re 1 e donna per B2. Mi è sfuggita questa idea in partita. Non ho fatto in tempo a calcolare che il bianco in questa posizione non può mangiare in H3 per via di donna C1, su re F2 donna G1 matto, e su donna D1 donna E3 seguita da torre G1 matto. Quindi questa era l'unica versione in cui il nero sta ancora meglio. Ok, c'è ancora da lottare. Il bianco ha soltanto un pedone in più e al re è molto più esposto. Quindi secondo il computer ancora è grande vantaggio del nero, ma molto 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 complicata. Quindi io ho giocato alfiere D7, ora la posizione diventa pari. C3, donna G7. Qua però l'inerzia è tutta da parte del bianco. L'iniziativa è enorme. Del nero è totalmente svanita. Ora devo cercare di arrabattare una sorta di iniziativa campata per aria, ed è molto più facile per il bianco trovare mosse difensive. Secondo me qua già lui era convinto di poter vincere questa partita, e io ero convinto di poterla perdere, quindi non il massimo della mentalità, ecco. Torre D8 va ancora bene, torre G1, donna E7, questa è la mossa più spontanea ed è la mossa che perde. Dopo donna E7 il bianco può andare a stare molto meglio. Ok, qua non ha giocato con precisione Sabino, anche per via del pochissimo tempo sull'orologio. E qua dopo alfiere H3, secondo me re E2, ultima chance era alfiere F5. Dopo alfiere F5 il computer trova questa linea con cui il bianco si salva: torre D1, torre per D1, re per D1, cambio gli alfieri e si entra in questo finale. Ma questo finale
È aperto a tre risultati, secondo me, ancora. Probabilmente è più il bianco che cerca di vincere, perché il cambio delle donne lo favorisce molto. Però non avevo tempo di calcolare queste cose. Dopo donna di 6, donna di 4. Speravo che ci fosse qualcosa su donna a 6 scacco. Ma il punto è che adesso ho problemi in ottava. E il bianco può giocare C4, forte del fatto che non posso mangiare la donna per via di torre G8 matto. E qua il bianco ha un vantaggio decisivo. Donna A5, alfiere D5, torre 8 scacco, re F2. Il bianco, questa è la 40ª mossa. Mezz'ora di bonus da qua. Il bianco ha tutto il tempo, dopo donna D8, di trovare la fortissima e unica torre G5. Quindi mossa molto forte. Qua io speravo che dopo donna E7, alfiere E4, torre D8, ci fosse qualche scacco lungo la diagonale, ma la torre in G5 copre il pedone in H4 e copre anche la casa C5, quindi è veramente utilissima. La partita è finita dopo donna C3, alfiere C8, C5 ed è il bianco quasi quello con l'iniziativa. Vedete che la posizione esposta del re bianco non è più sfruttabile. E la partita è finita dopo qualche mossa. Donna H4 scacco, re E2. E qua ho abbandonato perché posso dare al massimo un altro scacco. Dopo donna H2, re D3. Il bianco qua sta minacciando. Ok. Faccio vedere cosa sta minacciando. Su donna per H5, C per B7 scacco. Alfiere per B7 unica, se no arriva matto. E arriva comunque il matto con donna C8. Quindi una partita abbastanza frustrante per me, perché capita poco spesso di avere una posizione così buona, così un vantaggio così largo contro un giocatore così forte. Sabino, se non sbaglio, ha anche toccato i 2600 punti qualche anno fa, quindi veramente giocatore storico ormai della nazionale italiana, e mi frega sempre in qualche modo, se ne esce sempre con delle difese veramente inaspettate, purtroppo. E vabbè, comunque mi sono girate le balle per un po' di giorni dopo è passata, quindi va bene. Mettete like se vi è piaciuta questa analisi, ci vediamo domani per una partita brutta e seguite, mi raccomando, il canale e date un'occhiata al corso sull'attacco. Qua non ha funzionato, ma spero di aver fatto un buon lavoro con quel corso. Ci vediamo domani, ragazzi.